Ciao a tutti ragazzi, Agua qui con il primo video commentary della Season 4. E non potevo iniziare la Season 4 con un champion diverso da Nocturne, visto che è uno dei miei jungler preferiti in assoluto. Quindi, diciamo subito, Masteris 21-9, rune le solite, sono un casino, quindi non sto lì a descriverle, guardatele, sono in descrizione. Start classico, macete 5 pozze, starto dal red, visto che la bottom lane mi può dare una mano. Quindi abbiamo Malphite top, Soraka mid, Nocturne jungler, Thresh Draven bottom contro Nunu jungler, Renekton top, LeBlanc mid e Vayne Janna bottom. Allora, vorrei subito approfittarne per parlare un po' dei trinket e degli item in questa nuova season. Allora, trinket sul jungler, io direi di prendere sempre quello rosso. Quello blu anche è abbastanza figo, ma direi che quello rosso aiuta il tuo support, che di solito anche lui si prende il trinket rosso, a rimuovere le ward sulla mappa. Quindi avere due trinket rossi in team fa comodo, piuttosto che avere un trinket blu o un altro trinket giallo, visto che già tutte le lane prendono il trinket giallo, non me ne serve un aggiuntivo. Ok, qua smaito il minion piccolo e non il red, visto che Thresh me li ha spostati di e mi ha fatto sbagliare lo smite, maledetto Thresh. Quindi perdo 100 HP probabilmente lì. Assolutamente a caso. Quindi sì, quello che faccio è smitare il primo buff per poi avere lo smite al secondo buff, e faccio un campo tra un buff e l'altro per fare livello 3 dal buff dopo. Ora Nunu è... Porco Dinci, sei lento, è ancora là? Ok, quindi Nunu si porta top e io decido di non gankare top lane, perché stiamo parlando di Renekton contro Malphite. Prima cosa, non possiamo ucciderlo perché è Renekton, Malphite non fa danno early game. Seconda cosa, c'è Nunu di là che mi può counter gankare. Se io muoio da Renekton, gli do un double buff, la top lane è finita. GG, well played. Fuck this game. Quindi, quello che faccio invece è farmi la mia giungla. Vado back e ward bottom, perché ho paura che la mia bottom lane venga gankata. Mid è già morto 1 vs 1, quindi anche se venisse gankato mid non è che mi interesserebbe più di tanto. In ogni caso non posso counter gankare, perché la lane l'ha già persa, quindi loro vanno a fare il drago. Ok, drago a 5 minuti, il resto hanno Nunu. Quindi ok, Nunu può fare il drago a 5 minuti e mezzo. Bella merda, devo dire. Quindi quello che farò in questo game è farmare, farmare, farmare. Non gankerò top, perché Renekton contro Malphite ancora una volta. Non gankerò mid, perché LeBlanc contro Soraka. E qua Nunu mi invade, per qualche strano motivo. Io faccio livello 6. Ward il loro red. Vado a stilare il loro Wraith. E quello che farò invece in questo game è andare bottom, dare la mia presenza bottom, visto che è l'unica lane che sta vincendo ora come ora, anche se viene gankata dalle Blanche, che sta diventando sempre più enorme quella LeBlanc 2-0. Quindi ora ho la mia ulti, posso finalmente gankare bottom. Non se lo aspettano, Draven è morto, è appena tornato in lane, loro sono pushati come pochi. Quindi faccio il giro. L'ultimate non ha moltissimo range, quindi la uso. Vado su Janna, Fear connette, Thresh muore, chi se ne frega. Questa è una double kill perché io divo senza ritegno. LeBlanc è mid, è l'unico champion avversario che potrebbe preoccuparmi. Di Nunu neanche me ne frega tanto, visto che anche se arrivasse adesso siamo comunque in un 2 contro 1. Quindi ward il loro blu, faccio il white, che per la cronaca non mi piace come campo. Ha definitivamente troppi HP e fa troppo danno quel coso. Cioè, è come fare un buff, un blu buff o un red buff, solo che non dà effettivamente il buff. Quindi lo fai solo se hai lo smite o se non hai altra scelta che fare quel campo di merda. Quindi push mid, Soraka è morta per l'ennesima volta, mi pare di sì. Quindi stilo il campo, me ne vado da Nunu, continuo a farmare. Renekton non ha preso kill top, quindi diciamo che la nostra top lane è andata benissimo, direi. Anche se ha meno creep, stiamo parlando di Renekton, quindi se non muori lane va già più che bene. Ho l'ulti, quindi ancora una volta sto vicino bottom. E infatti Nunu arriva, io ho l'ultimate up. Quindi appena Thresh ingaggia, ulto Vayne, gli tolgo più di metà vita da solo. E qua vengo sbalzato via perché non avevo mana per lo spell shield, altrimenti quella Vayne sarebbe più che morta. In ogni caso vinciamo l'exchange bottom, quindi più che ottimo. LeBlanc prende un'altra kill mid. Vabbè, normale, cioè
Sono passati più di 3 minuti e voglio dire, è normale che Soraka morisse di nuovo. Quindi la nostra mid non resiste questo game. Noi prendiamo la torre bottom. Quindi le scelte che ho fatto dall'early game fino ad ora hanno ripagato bene. Non ho sprecato tempo a gankare top, rischiando di essere counter gankato. Ho farmato per dare la mia presenza bottom e ha ripagato bene. Ora qua io vado back, prendo il ninja tab perché voglio essere dal drago il prima possibile, perché temo lo stiano facendo, e infatti è così. Quindi mi porto in zona, sto aspettando che arrivi Draven. Nel frattempo tento di togliere la ward. Paro il condemne di Vayne, altrimenti sarei bello che morto qua. Soraka muore, vabbè, non dà più gold. Cioè, chi se ne frega. Sta arrivando Malphite, quindi mi gruppo con il resto del team che nel frattempo ha ucciso Nunu. Ottima bottom lane, ormai abbiamo una bottom lane veramente forte. Quindi arriva Malphite che ulta le blank, shutdown su Draven. Qua mi metto a cesare. Paro lo slow di Janna e lascio al mio team fare il resto, visto che dico: ok, ragazzi, io qua non ho mana, non ho HP. I'm out of here. Vado via, vado back. Parliamo un po' degli item da giungla, visto che adesso è un punto morto nel game. Diciamo che Lancet Golem va sempre bene sul 99% dei champion, nel 99% dei casi. Ok, Lancet Golem è veramente forte. Dà stats che servono a tutti, a chiunque, in tutte le situazioni. Dà anche dei buoni gold grazie alla sua passiva. In pratica, ogni 1,5 secondi ti dà una stack. Quando hai 40 stack, se fai un minion grosso, ti dà 40 gold. Massimo di stack che puoi avere è 80 stack. Quindi, in pratica, quando hai 80 stack, fai un minion, ti dà 40 gold. E puoi fare subito un altro per avere altri 40 gold. Quindi è molto figo. E invece, gli altri item, diciamo, il Lizard è stato nerfato. E sinceramente, il fatto che non procchi più il burn sulle spell. Non mi piace, quindi personalmente non farei più Lizard su praticamente nessun champion. Se proprio sto snowballando, farei comunque Lancet Golem, poi andrei di item offensivi da snowball, tipo Brutalizer, Bilgewater o Trinity, ad esempio. Quindi Lizard non mi piace. Ad esempio su champion come Evelynn proverei lo Spectral Veil. Non ho ancora provato Evelynn, quindi non so dire. Ok, quindi qua loro stanno facendo il drago, io mi butto su Vayne, però appena vedo che vengo bottraccato, diciamo, da Vayne e vedo che sta arrivando le blanche, mi butto su Nunu, prendo la kill. Nunu viene Vayne viene implosa da Malphite. Quella scelta l'ho fatta più che altro anche perché non ho visto che stava arrivando Malphite. Ho visto le blanche, ho detto: oh Cristo Dio, via. Scappiamo dalle blanche. Quindi qua mi porto top. Non avrei potuto comunque outsmitare un Nunu. Quindi ho detto: vabbè, lasciamo Nunu fare il suo drago e andiamo ad aiutare Thresh in teamfight contro Vayne. Quindi un drago per 3 kill, mi pare. Worth it, direi. Qua uccidiamo Renekton. Soraka muore. Vabbè, 0-6, chi se ne frega. Qua faccio il Phage e non mi sarei dovuto fare quella Giant's Belt. Sarebbe stato meglio una Warden Mail col senno di poi. Vabbè, fa niente. Quindi mi faccio il Phage perché di là hanno tutti i champion che possono scappare abbastanza facilmente. E hanno delle buone difese per difendere tali champion. Janna rompe le palle. Nunu uguale. Quindi la Movement Speed che mi può offrire il Phage mi può tornare comodo. Ho la ulti up, quindi gankerò bottom ancora una volta. Quindi mi butto. Paro con lo spell shield l'ulti di Janna. Wow, bello spell shield che ho tirato qua. Quindi cesiamo Janna. Lei può scappare. Ma arriva Nunu dal lato. Oh, voleva fare l'eroe. Non serviva il suo sacrificio qui. Vabbè, Nunu muore. E noi possiamo pushare bottom. Quindi pushiamo bottom. Wow, le blanche uccide Malphite addirittura. Quindi buono look di Thresh su Vayne che implode. Ormai Draven è veramente fiddatissimo. Le mie gank bottom hanno ripagato. Quindi perché gankare mid una lane che sta perdendo, composta da Soraka contro le blanche, quando puoi aspettare livello 6 con calma e pazienza e gankare bottom.
Ora sto andando di Trinity, non è l'item migliore da fare su Nocturne, decisamente, ma visto che ho il Phage, tanto vale farmi uno Zeal per sfruttare ancora una volta l'extra movement speed, piuttosto che andare di Bot, che visto che ormai ci metto troppo a finirla, e fare appunto la Trinity. Quindi qua io mi butto per aiutare Malphite top, che era in un 3 contro 1, mi pare, e poi vado back perché non avevo niente da fare ormai lì. Malphite era bello morto, quindi ci portiamo a difendere questa torre. Nunu flasha. Buono. Io vado back perché ho poca HP. Appena vedo che Renekton ingaggia su Thresh, mi ributto in mezzo. Uso il Fear per tenerlo fermo in modo che Draven possa deletarlo. Loro hanno le Blank Bottom in tutto questo, quindi non so proprio il perché abbiano ingaggiato. Quindi vado back. I loro jungler e i loro top sono morti. Prendo gli Ungard e mi dirigo ovviamente dal Baron. Le Blank sta pushando bottom, quindi col senno di poi noi perderemo due torri per questo Baron. Quindi è un Baron abbastanza costoso, ma vabbè, non avevamo altra scelta ormai. Le Blank split pusher. Quindi le Blank uccide Draven, quindi io mi butto su con l'ulti su di lei. Fa il vecchio trick del distortion per poi tornare indietro. Non ci casco, flash, voglio questa kill. E niente, quindi perdiamo Draven in tutto questo. E loro divano mid nel frattempo, quindi Vayne uccide Soraka. Madonna, Soraka 1-8. Malphite ulta Renekton per prendere la kill, ma Renekton si salva. NP sono qui. Muore anche Malphite, wow. Danno di Vayne. Qua rischio di morire anch'io, meno male che arriva Draven a darmi manforte, che prende la kill su Nunu. Io qua farmo un po'. Mi hanno detto che Vayne era dal blu, ma l'ha già finito, quindi ok. Metto a farmare top e vado back. Ho il Randuin, mi faccio un'altra Giant's Belt, giusto per essere ancora più tankoso e rompipalle in teamfight. Quindi Randuin e Giant's Belt fatti instant, avevo tipo 3000 gold, quindi quando ho recallato. Comunque 2700 gold, giù di lì. Quindi quello che farò io in teamfight è buttarmi sulle Blanche, buttarmi su Vayne e dare fastidio il più possibile, fare più danni che posso e mantenere il controllo su, in modo che Draven sia libero. Ora qua voglio togliere questo. Sono stato deletato! Deletato! Dalle Blanche! Mi ha fatto 1400 di distortion, non sto scherzando. 1400 di distortion unito al Mimic e Sigil of Silence. Wow! Non sono mai stato deletato. In 3 anni e più che gioco, non sono mai stato deletato così male da un champion qualsiasi LeBlanc. Wow! 1400 di distortion. Qua il team avversario diva. E qua non si è visto, mi dispiace, mi scuso, torno un attimo indietro. Ok, quindi qua stanno per divare. E quello che non ho capito è il perché divino, ma soprattutto il perché divino Soraka. Quindi Soraka viene ultata, viene burstata dalle Blanche e Draven è free di fare tutto il danno che vuole, voglio dire, what? Perché hanno preso questa scelta? Quindi Soraka muore. Wow, meno male che avete ucciso Soraka 1-9. Draven fa tutto il danno che vuole. Vayne flasha, ma io sono rinato. Ho gli Ungard. Ho la ulti al rank 3. Quindi siete morti. Consideratevi morti. Eccomi. Quindi altre due kill per Draven. E wow, come sono stato deletato male prima. Penso ci sia la nuova definizione di deletato sul dizionario, cioè la mia foto con Nocturne che subisce 1400 danni da distortion di LeBlanc. Wow, 1400 danni di distortion. Quindi in ogni caso ho abbastanza gold per la Trinity, che parliamoci chiaro, la Trinity non sarà proprio un ottimo item da fare su Nocturne, ma rimane un buon item, dà ottime stats ed è buono da fare praticamente su tutti i champion di LoL. E qua c'è un teamfight che è un macello, quindi viene hookata Janna, quindi uso il Fear su Janna. Appena vedo che arriva LeBlanc mi butto su di lei.
LeBlanc ancora una volta va su Soraka. Non me lo spiego. Vabbè che ormai Draven ha il bench, quindi non è che può ucciderlo. Quindi uso il Randwin per sloware Renekton. E ora qua faccio un avanti e indietro. Tiro una Q tanto per. Appena vedo la LeBlanc, pensando fosse quella vera, la firo. Ma col senno di poi. No, era quella finta. Quindi qua uccido Janna. Draven se l'è cavata benissimo contro Renekton. Quindi il teamfight è già da adesso vinto, perché la loro frontline non è riuscita a uccidere il nostro AD Carry, mentre la nostra frontline è riuscita a rimanere vivo al loro AD Carry. Quindi il teamfight è vinto. La nostra frontline è rimasta viva, è riuscita a mettere pressione sull'AD Carry avversario. Quindi GG, well played, free Baron. Nonostante abbiamo una LeBlanc 1-10, una Soraka 1-10, siamo riusciti a vincere questo teamfight. Visto che non so, continuano a odiare Soraka, le butta, tirano tutto su di lei, boh. Vabbè, in ogni caso, faccio il drago. Vabbè, tanto vale fare un drago. E il mio team gruppa mid. Io dico, no, aspetta, c'è una Vayne là, mi sbaglio? No, no, c'è una Vayne. Quindi il mio team gruppa mid, io rimango su questa Vayne. È l'unico nel team avversario che ora come ora può fare danno, a parte le Blank, ma le Blank può solo barstare. Solo Vayne può fare DPS. Quindi, mentre il mio team finisce il game, io torno indietro a dare fastidio a Vayne, non la faccio recallare. E è stata una buona scelta alla fin fine. Quindi rimango qua, do fastidio a Vayne. E salto addosso. Mi sono rotto di farmi più piare. Quindi, e usa il barrier. Io ho un po' pochi HP. Soraka mi cura, quindi dico, ok, fuck this shit. Intanto il game è finito, mal che vada. E boh, ho vinto. Ho vinto, game finito. Spero il video vi sia stato utile. Continuerò ad allenarmi in giungla e a provare nuovi item, nuove route e nuovi champion. Quindi da qui Ago è tutto e ci sentiamo alla prossima. Bye bye!